Network marketing, un business vecchio, vecchia scuola, che ovviamente va rinnovato. Ciao, io sono Matteo Andreini da Skyline Team e qui oggi, finalmente all'aperto, con un po' di aria fresca, parliamo del network marketing. Questo video mi è venuto in mente perché? Perché qualche giorno fa ho fatto appunto una call con una persona novizia all'interno di questo mondo online, una persona che era completamente esterna da questo mondo appunto, e spiegandogli cos'era il network marketing mi fa: sì, ok, ma il network marketing è quella roba lì che facevano anche qua negli anni 40, 50, 60 in America, che ho visto folletti contro folletti, telefonate eccetera. Giusto, giustissimo. Qual è il concetto però alla base? Cioè, il network marketing è un modello di business che, se fatto con un certo tipo di aziende, funziona. È un modello distributivo che fondamentalmente è win-win, perché dà la possibilità all'azienda di crescere, dà al cliente la possibilità di avere dei prodotti di qualità e dà al distributore la possibilità di crearsi una vera e propria rete commerciale e un impero commerciale nel proprio piccolo, nel proprio grande, a seconda di quelli che sono i propri obiettivi. E questa persona mi diceva: ma io vorrei un qualcosa di innovativo, cioè io vorrei veramente un qualcosa di innovativo, vorrei avere un business innovativo. Quindi, scavando, ragionando, parlando con questa persona, arrivo a capire che fondamentalmente quello che la persona pensava è che, siccome era un modello di business vecchio, allora non funzionasse più. Quindi facciamo qualche punto, facciamo qualche chiarimento. Allora, se io voglio avviare un'attività online, un mio business online, un'attività in proprio, che sia online o offline, non consiglio mai e poi mai a nessuno di creare un'idea da zero e sviluppare un'idea da zero. Perché? Perché se l'idea non è già strutturata e non è già fatta in un determinato modo, se non c'è già una validazione di mercato, un prodotto che viene già venduto sul mercato, molto probabilmente è perché in realtà per quell'idea lì non c'è mercato. Oppure ci sono delle persone interessate, ma che non sono magari disposte a pagarlo, a pagare quel prezzo, piuttosto che a pagare un prezzo talmente alto che non coprirebbe neanche i costi di produzione, eccetera eccetera. Quindi, se vuoi iniziare un business da zero, ti consiglio di scegli un qualcosa di già comprovato, che ha già funzionato per altre persone, anche perché io posso andare in coaching, in consulenza, e farmi spiegare da altre persone come hanno fatto, affinché io possa replicare i loro risultati. Quindi non è sbagliato creare la nuova Facebook o la nuovo Instagram o il nuovo Uber, cioè non è concettualmente sbagliato, dipende da quelli che sono i tuoi obiettivi. Cioè, vuoi creare e fare una rivoluzione con una nuova app? Allora ti butti in quel mondo lì. Ma se la realtà, se quello che vuoi, che è quello che fondamentalmente voglio io, è creare quello che volevo io, che poi ad oggi sono riuscito a farlo, è avviare un'attività da zero per farmi un guadagno indipendente da un lavoro tradizionale, per avere una libertà personale, per avere la possibilità di lavorare dove, come, quando voglio e non avere limiti in termini di guadagno e poter aiutare anche altre persone, non mi dovevo inventare fondamentalmente nulla. Per me è stato molto semplice prendere il modello di business del network marketing e iniziare a svilupparlo e replicarlo con tutte le persone. Dov'è però la differenza, no? Perché poi uno dice: ok, allora Matteo, te quello che mi stai fondamentalmente parlando è una roba vecchia rivecchia. Giusto? No. Giusto? No? Vediamolo insieme. Allora, la premessa è: il modello di business è un modello molto vecchio. Qual è il problema? Che se io lo sviluppo come veniva sviluppato decine di anni fa in America, ad oggi non è più funzionante, non è più efficiente, non è più un modello sostenibile per le persone. Perché, nel caso tu non lo sapessi ovviamente, quello che si fa fondamentalmente nel network marketing, solitamente, nello storico del network, è fare la lista di amici e parenti, andare in giro a fermare le persone, andare a fare delle presentazioni in casa, fare il porta a porta, disturbare, fare festini, feste, party, in ogni dove, per invitare persone a casa a conoscere una nuova opportunità o un nuovo prodotto. Tutta questa roba qua ad oggi non può più funzionare, non è una roba che è più funzionante, soprattutto dopo il 2020. Cioè, già io prima del 2020 lo dicevo, ok, già
qui sul canale Skyline dicevo, ragazzi, cioè se volete fare network lo dovete fare online, perché è online che sono le persone. Dopo il 2020, dopo quello che è successo nel 2020, è ovvio che se io ho bisogno di nuovi clienti o di nuovi collaboratori, dove li trovo se non online, se non sui social network, se non sulle piattaforme? Cioè, come faccio? Quindi, cosa vado a fare? Cos'è che io e le persone che lavorano con me abbiamo fatto per dare una svolta completa in questa attività? Abbiamo preso un modello di business funzionante con uno storico importante, abbiamo visto qual era il problema, ovvero il problema del metodo di lavoro, cioè come far sì che questa attività mi porti dei profitti reali, e abbiamo creato e coniato da zero, io, Alberto Frisoni ed altre persone, poi è in continuo sviluppo ovviamente questa cosa qua, abbiamo coniato un metodo che permettesse di andare a risolvere tutti quei problemi che ovviamente c'erano prima, di modo che modello di business funzionante più metodo di lavoro efficace, risultato garantito. Garantito ovviamente a chi si mette in gioco, a chi ha voglia di mettersi in gioco e a chi dice ok, io basta, non ho più voglia di fare questa vita qua, voglio crearmi una nuova entrata, voglio lasciare il mio lavoro, voglio fare quello che voglio fare e mi metto sotto nel mondo del network a lavorare con questo metodo affinché io possa ottenere quelli che sono dei risultati concreti, ok? Quindi questo è un video tra virgolette risposta a chi mi dice che il network marketing è un modello vecchio. Nonostante tutto, io consiglio sempre, comunque ne ho parlato più e più volte, aziende storiche di network marketing, perché ovviamente le aziende storiche hanno alle spalle una struttura, una solidità che ti permette di creare un business longevo sul lungo periodo. Quindi non ti consiglio di... Ah, ok, robot, fermati. C'è il robot che taglia l'erba. E detto questo, appunto, le aziende di network marketing, le aziende di network marketing devono essere solide perché io posso costruire un business sul lungo termine, e quello su cui mi devo focalizzare non è tanto il prodotto, quello che vendo, le caratteristiche tecniche, ma è il sistema che vado a utilizzare per promuovere la mia attività, ok? Se vuoi approfondire questi temi, io ti invito alla masterclass gratuita che trovi qui sotto nella descrizione del video, trovi nel primo link, ok? In cui puoi capire come funziona il mondo del network, come funziona il network marketing online, come abbiamo stravolto questo settore e come eventualmente anche collaborare direttamente con noi in questo settore. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!